Pace e bene a tutti. Oggi, 11 aprile, ricordiamo Santa Gemma Galgani. Ascoltiamo la sua storia. Gemma Galgani nasce il 12 marzo del 1878 a Borgo Nuovo di Camigliano, in provincia di Lucca, e il giorno successivo ricevette il battesimo. A 7 anni fu cresimata per mano dell'arcivescovo di Lucca. A 8 anni dovette subire la sofferenza della morte della madre Aurelia. Presto perse anche il fratello Gino e il padre Enrico. Le misere condizioni di vita la costrinsero a trasferirsi nella casa della zia, ma poiché si ammalò gravemente, dovette ritornare nella casa paterna. Nonostante la vita povera che conducevano, i fratelli più grandi si laurearono e aiutarono il resto della famiglia. Durante la malattia, Gemma leggeva la biografia del passionista Gabriele dell'Addolorata, che le apparse e la confortò. L'8 dicembre, festa dell'Immacolata, fece voto di verginità. Nella notte successiva, il venerabile Gabriele le apparse di nuovo. La chiamò sorella mia e le fece baciare il segno dei passionisti. La malattia si aggravò fino alla paralisi delle gambe. Inoltre ebbe un'otite purulenta. Veniva confortata dalle visioni del suo angelo custode e del venerabile Gabriele, con il cui aiuto riusciva a vincere le tentazioni del demonio. I medici la diedero per spacciata. Dopo aver terminato nel primo venerdì del mese una novena alla beata ora santa Margherita Maria Lacocque, ebbe miracolosamente la guarigione. Continuarono le visioni. E in un giovedì santo, dopo aver compiuto l'ora santa, le apparve Gesù ferito e insanguinato. L'8 giugno, dopo essersi accostata all'Eucarestia, Gesù le appare ancora, ma dalle sue ferite non esce più sangue, ma fiamme che toccano le mani, i piedi ed il cuore di Gemma. Lei si sentì morire, ma nel suo dolore Maria la sorresse e le baciò la fronte. Gemma si ritrovò a terra col sangue che usciva dalle mani, dai piedi e dal cuore. Questi forti dolori, però, le davano una pace perfetta. I dolori durarono fino alle ore 15 del venerdì, festa solenne del Sacro Cuore di Gesù. Gemma divenne collaboratrice nell'opera di salvezza di Gesù ed ogni settimana Gesù la univa a tutte le sue sofferenze fisiche e spirituali. In casa era incompresa e veniva derisa dagli stessi familiari. Gemma taceva. Nei mesi estivi conobbe i passionisti e da uno di loro veniva portata in casa Giannini. Con la signora Cecilia, che già conosceva, si instaurò un vero rapporto di amicizia. La signora sarà per lei una seconda madre e nella sua casa si stabilirà definitivamente. Nel maggio del 1902 Gemma si ammalò nuovamente, poi si riprese per riammalarsi in ottobre. Per ordine dei medici venne trasferita in un appartamento affittato dalla zia e Gemma visse così l'esperienza dell'abbandono di Gesù in croce e del silenzio di Dio. Venne continuamente tentata dal demonio, ma lei non si lasciò vincere. Fu sempre paziente e mai perse la fede. Morì il sabato santo dell'11 aprile del 1903, proprio mentre le campane suonavano alle 13:45, come si usava all'epoca, la resurrezione del Signore. Papa Pio XI la dichiarerà beata il 14 maggio del 1933 e il 2 di maggio del 1940 venne canonizzata da Papa Pio XII, additandola anche a modello della Chiesa universale. Santa Gemma moriva nel 1903 e contemporaneamente Padre Pio iniziava la sua esperienza di noviziato dai frati minori cappuccini.
Sette anni dopo, Padre Pio chiese al suo padre spirituale il permesso di poter leggere gli scritti di Santa Gemma. Perché? Perché forse intuiva una sorta di feeling e una comunione spirituale, entrambi stigmatizzati, entrambi grandi mistici. E Padre Pio troverà proprio negli scritti di Santa Gemma e nella sua esperienza forse una piccola luce per aiutarlo a comprendere quelle che erano le sue divisioni. Sappiamo che le esperienze mistiche non sono semplici da esprimere con parole umane, perché sono categorie divine, categorie che rendono impossibile il comunicarle così in maniera semplice. E Padre Pio utilizzerà, rispecchiandosi quasi in quelle esperienze che la stessa Gemma ha vissuto, ecco, utilizzerà la sua stessa esperienza e riuscirà proprio tramite ciò che Santa Gemma aveva scritto a comunicare quello che nel suo cuore aveva vissuto. E proprio per la bellezza di questa comunione guardiamo questi due santi con tanta ammirazione, sapendo che c'è una bellezza che c'è ancora resa inaccessibile per il momento dalla nostra natura. Allora arricchiamoci di quella che è stata la loro esperienza, che ci hanno comunicato, ce l'hanno scritta, e quindi approfondiamola e gustiamola, perché non è stata un dono solo per loro, ma un dono per tutti. E quindi proprio per questo, perché riusciamo ad approfondire un po' di più, a vincere quella pigrizia che magari ci fa andare verso altri generi di intrattenimento, ecco, vincere questa pigrizia e invece approfondire la vita di questi santi che ci donano tanta bellezza. Santa Gemma prega per noi.